Dottor Grandi, buongiorno. Buongiorno a voi. L'Italia del Rispetto è un movimento civico che sta dalla parte dei cittadini. E in vista del ballottaggio tra i candidati sindaco Carlo Barbieri e Perezzo Ghezzi, che posizione prenderà il movimento nei confronti del futuro sindaco? Il movimento L'Italia del Rispetto è un movimento civico che sta dalla parte dei cittadini, come giustamente lei ha detto, e questo l'ha dimostrato più volte attraverso numerose petizioni promosse dal suo presidente Fabio Aquilini e realizzate grazie alla collaborazione dei suoi attivisti. E stare dalla parte dei cittadini vuol dire essere vicino ai problemi della gente e proporre delle soluzioni per risolverle. Per cui al ballottaggio finalmente Voghera avrà un sindaco e avrà un'amministrazione che opererà nel pieno dei suoi poteri, quindi l'Italia del Rispetto al ballottaggio appoggerà quel candidato sindaco e quelle forze politiche che dimostreranno nei fatti e non solo a parole con coerenza di essere vicini ai problemi quotidiani della gente, quindi di promuovere lo sviluppo della città perché Voghera ne ha molto bisogno e di affrontare proprio le situazioni di disagio socio-economico che assillano quotidianamente gran parte dei cittadini. Come ho avuto modo di dire in altre occasioni, io non disconosco quello che ha fatto il sindaco sospeso, ex sindaco Carlo Barbieri, ecco. Però secondo me si può fare ancora molto. È chiaro che insomma, chi ha già amministrato Voghera è un po' anche sotto la lente di ingrandimento, ecco, e quindi può essere giudicato per quello che ha fatto e quindi staremo a vedere se i programmi dei due schieramenti vanno nel senso che ho detto, quindi nell'interesse dei cittadini, in quello che è lo spirito del Movimento Civico L'Italia del Rispetto. Ecco, a questo proposito, secondo lei di che cosa ha bisogno la città di Voghera in questo momento dal futuro sindaco? Sì, la città di Voghera ha bisogno innanzitutto delle politiche che rilanciano lo sviluppo. Io girando per la città vedo con rammarico, noto con rammarico, tanti negozi chiusi, tante attività cessate, ecco, quindi Voghera ha bisogno che queste attività vengano rilanciate con politiche che favoriscono, per quanto di competenza del comune, lo sviluppo. E poi soprattutto maggiore attenzione verso le problematiche sociali, verso le persone che non hanno i soldi per arrivare a fine mese, per comprarsi farmaci, e quindi potenziare i servizi sociali che, devo dire, peraltro già funzionano, quindi qualcosa è stato fatto. Quindi secondo noi la futura amministrazione dovrà agire concretamente in questo senso, aumentare i servizi per le fasce più disagiate della popolazione. Il movimento si definisce, come ha detto anche lei prima, vicino ai problemi della gente e lontano dalle ideologie e beghe di partito. Con quest'ultima frase che cosa vorrebbe intendere? Sì, allora ai cittadini non interessano i giochi di potere, non interessano le liti di partito, e purtroppo Voghera ha dato anche un esempio in questo, ecco, quindi i cittadini vogliono cambiare pagina, ecco, quindi noi del movimento ci facciamo interpreti di queste istanze dei cittadini e chiediamo appunto al futuro sindaco di lasciare da parte queste situazioni, lasciare da parte le ideologie preconcette e concentrarsi sui problemi della gente, problemi quotidiani, che sono quelli che vanno risolti in primis.